Buongiorno a tutti i convenuti, vi porto innanzitutto i saluti della dottoressa Delia Campanelli, la direttrice dell'Università Lombardia, impegnata in modo continuo nella terribile partita della riorganizzazione dell'ufficio, non può essere presente questa mattina per ragioni appunto contingenti legate ad altri compiti. Noi accogliamo con felicità il suo saluto, ed è un saluto che lo posso dire tranquillamente, non è formale per la ragione che questo convegno conclude un'attività che l'ufficio ha cominciato a pensare fin dall'anno scorso. Io sono in ufficio scolastico regionale da un anno circa ed è stato un anno in cui il rapporto con AICA ha di fatto segnato molto del mio tempo per arrivare a questa giornata, grazie ad un'intuizione di del precedente direttore generale, dottor Francesco De Santis, che pure vi porge i suoi saluti, che credeva profondamente nel protocollo d'intesa e nella collaborazione strategica tra Ufficio Scolastico Regionale ed AICA. Io, oltre a ringraziare fin da subito AICA nella persona del direttore generale, dottor Giulio Chini, a cui più tardi cederò la parola per un intervento tutt'altro che convenzionale sul punto di vista di AICA rispetto alla scuola oggi, Vi dirò brevemente quali sono le ragioni che avevano indotto il dottor De Santis in modo lungimirante a dare corso a questa collaborazione e che tipo di opportunità questa collaborazione fornisce sia a noi come ufficio scolastico, in quanto potremmo dire cabina di regia dietro le quinte dell'attività delle scuole autonome, sia soprattutto alle scuole autonome come tali e alle persone che in esse lavorano. Ed è per questo che questa mattina abbiamo organizzato il convegno, come avete visto dal manifesto di presentazione, in due fasi. Una fase nella quale, dopo i due interventi mio e del dottor Rocchini, avremo tre interventi di dirigenti scolastici che focalizzano delle questioni organizzative inerenti allo sviluppo delle potenzialità digitali della scuola. Interventi che sono pertanto votati a far riflettere ciascuno di noi su questo aspetto centralissimo e cardinale dell'elemento organizzativo del back office nella scuola, soprattutto rispetto allo sviluppo di tutta la partita del digitale negli istituti scolastici. Non è possibile prescindere da un forte impegno della struttura organizzativa e amministrativa dell'istituto per poter avere un efficace deployment del digitale nelle nostre scuole. Su questo i dirigenti scolastici, che sono il dottor Agostino Miele, che è preside di questo istituto, il dottor Giacomo Paiani, Mattei di San Donato Milanese, il dottor Guido Garlati del Museo Bianchi di Monza, ci diranno molto concretamente che cosa hanno fatto a livello di formazione, di organizzazione dei curricoli, sviluppo di tutta la parte gestionale affinché il digitale passi dalla virtualità oppure dall'esperienza singolare di un piccolo gruppo, di una classe, diventi invece patrimonio di un istituto intero. Nella seconda parte avremo una tavola rotonda nella quale, dopo una serie di interventi di ben sette relatori qualificati che menzioneremo successivamente, ma che vanno dal mondo dell'azienda, al mondo della formazione relativa al lavoro, al mondo dell'università, ci sarà un passaggio, come dire, di vera e propria discussione che ci permetterà di raccogliere, diciamo così, un po' le fila dell'intera mattinata. Al pomeriggio, come sapete, per le scuole che ne sono interessate, che ne fanno parte, c'è l'incontro di AICA con il Solitas Center. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio AICA ancora, permettetemi, prima di dare corso alla mia presentazione, di ringraziare Carlo Tiberti di AICA, con il quale abbiamo condiviso in modo molto fattivo l'intera organizzazione, senza di lui non saremmo andati fino a qui, quindi grazie, oltre che al personale dell'ufficio 9 USR Lombardia, che ha sostenuto in maniera adeguata l'organizzazione, il dottor Miele, che come sempre ci mette a disposizione i gentileschi. Due informazioni di servizio, così poi passiamo al concreto. La prima è: per quanto riguarda gli attestati, saranno disponibili, sono già stati predisposti nominativamente, disponibili diciamo dalle 12, e se qualcuno dovesse andare via molto prima, l'attestato non può essere rilasciato in modo così come è stato confezionato, ora faccia richiesta e gli verrà mandato a scuola. E ci sarà un break dopo il primo giro,
E questo break durerà una quindicina di minuti e lo utilizzeremo per dividere questo primo tavolo dal secondo. Detto questo, passo alla parte, diciamo, come dire, contenutisticamente significativa di questa relazione. Allora, una collaborazione strategica, perché penso che oggi come oggi, per quanto riguarda il ruolo di un ufficio come il nostro, che è un ufficio che potrebbe avere la tentazione di ritornare a modelli dirigistici, centralistici di governo, di indirizzo, di forte presenza obbligante per gli istituti scolastici autonomi, invece il vero compito debba essere quello di facilitare i rapporti tra tutti i soggetti che offrono sistemi formativi, modelli di educazione, modelli di apprendimento diversi dalla scuola e le scuole stesse. Quindi è strategico che l'Ufficio Scolastico Regionale riesca a mettere in contatto le scuole con i soggetti come AICA, che hanno all'interno dei percorsi, come dire, education, un ruolo specifico e che possono trasmettere determinati modelli di operatività anche alle scuole. Per riassumere il senso di questa collaborazione, ho cercato di essere il più rapido possibile e individuare quattro semplici parole chiave per l'intesa. L'intesa in realtà è un protocollo che immagino conosciate. Si trova sul nostro sito ed è stato siglato il 19 giugno 2014, lo trovate nella sezione protocolli d'intesa. Il protocollo comporta fondamentalmente attività di formazione da calendarizzare all'interno dell'anno scolastico, comporta la definizione della modalità di presentazione delle certificazioni AICA, comporta soprattutto l'analisi del bisogno della formazione del mondo delle scuole in Lombardia. Questo è l'elemento cardinale. Sul mondo digitale poi vi dirò qualcosa. Cioè, noi siamo qui non tanto perché si tratti di immaginare di istituire nuove tessente o da parte nostra svolgere un'attività documentabile al Ministero, perché ciò ci avvantaggia. Siamo qui perché dobbiamo riflettere insieme sul fatto che entrambi, scuole autonome, AICA come diciamo Education Service, cooperiamo per formare le nuove generazioni, dobbiamo trovare il modo di farlo dando alla fine ai nostri studenti, ai soggetti che incontriamo un pass qualificato, una vera e propria certificazione che in qualche maniera sia riconoscibile, dialoghi con altre certificazioni nel contesto europeo ed in qualche maniera restituisca a noi la misura effettiva del lavoro svolto. Le scuole del primo ciclo, le scuole del secondario di primo grado sanno che è in corso un modello sperimentale di certificazione al quale è possibile aderire. La certificazione delle competenze è qualcosa di cui anche nella scuola si parla da tempo e non è questa una partita sulla quale ne sappiamo di più di AICO o di altri soggetti che offrono da tempo su segmenti specifici delle determinate certificazioni spendibili, cumulabili ed in qualche maniera dialoganti con altri modelli. Quindi per noi si tratta in questo caso, lo dico con molta sincerità, di imparare qualcosa. Allora, le parole chiave quali sono? Ma la prima è che ormai se dobbiamo offrire noi come scuola formazione certificata non possiamo esimerci da quello che si può definire un vero e proprio service design, disciplina che sta diventando determinante a livello di tutti i servizi, che ci costringe a passare dall'erogazione burocratica del servizio secondo la legge ad un'erogazione del servizio che viene negoziata con i detentori di interessi, che nel nostro caso non sono necessariamente gli studenti come soggetti attivi, in quanto gli studenti in larga misura sono ancora oggetto di una cura sociale, che è una cura della comunità locale, che è una cura delle famiglie e che in qualche misura ovviamente a mano che gli studenti crescono diventa anche però come dire, cura degli studenti stessi, che devono diventare in qualche maniera dei soggetti attivi. Questa è la prima parola chiave, e allora noi abbiamo bisogno di cooperare per l'analisi dei bisogni dei nostri studenti con soggetti che li incontrino in altri contesti, anche uno di questo. E quindi nel momento in cui andiamo a fare, e dobbiamo fare sicuramente, formazione per l'apprendimento mediato alle tecnologie, dobbiamo sapere da chi da anni opera in questo settore di che cosa effettivamente i nostri studenti possono aver bisogno. Abbiamo bisogno di far circolare le esperienze ed allora la capacità di analizzare in modo organico, sistematico,
un processo di apprendimento, di sequenziare le operazioni, di riuscire per ciascuna di queste operazioni a identificare un momento certificatorio, è qualcosa che molto spesso a livello della didattica delle nostre discipline risulta ancora, come dire, fragile. Quindi certamente i modelli che AICA adotta possono essere interessanti anche per le discipline. Abbiamo bisogno di coprire tramite la formazione digitale entrambi i cicli, e questo è un grossissimo problema sul quale nella seconda parte della tavola rotonda dedicheremo un momento specifico. La tavola rotonda sarà organizzata con un momento destinato al primo ciclo, il ciclo dell'obbligo, e un momento maggiormente votato al secondo ciclo e quindi in qualche maniera alla secondaria di secondo grado. Coprire entrambi i cicli, fare in modo che attraverso la formazione digitale gli studenti non siano soltanto tecnicamente abili in determinate operazioni, ma prendono la propria ecologia del nuovo ambiente digitale nel quale si trovano ad apprendere, per noi è un fattore assolutamente importante. Anche in questo tutta una serie di operazioni che AICA sta svolgendo sono assolutamente cardinali. E ovviamente è importante trovare momenti come questi nel quale cercare di favorire la visione insieme dei diversi progetti. L'Ufficio Scolastico Regionale per tanti motivi è un luogo nel quale converge una progettualità sperimentale di livelli molto diversi, e molto spesso questi progetti tra di loro non si parlano, cioè sono semplicemente giustapposti all'interno dell'attività dei diversi uffici. Io sono molto contento di poter dire oggi che oltre al progetto che abbiamo svolto insieme ad AICA, germinato nel protocollo d'intesa, ne presenteremo durante la tavola rotonda un altro che è già stato cominciato, che è stato svolto, che è il social reading con Telecom Italia, ed un altro molto interessante che è dell'associazione Girls Coding Better, che riguarda lo sviluppo delle competenze di genere mediante la sensibilizzazione alle attività di programmazione. È importante riuscire a vedere tutti questi progetti in un contesto strategico, e questo è sicuramente per noi un fattore. È importante, seconda parola chiave, la certificazione. La certificazione certo è un protocollo business to business fondamentalmente, cioè serve in qualche maniera a mettere imprese l'una in rapporto con l'altra, con la certezza che un determinato tipo di procedura è stato svolto secondo canoni riconosciuti. Ma per noi deve significare invece la spendibilità degli apprendimenti. Cioè per noi cosa può voler dire questo tema della certificazione se deve uscire dalla dinamica business to business? Devo dire che quando noi mandiamo uno studente da qualche parte, diciamo che sa l'inglese, che sa l'italiano, che sa la matematica, vuol dire che sa tra l'altro svolgere un determinato insieme di operazioni in modo credibile, standardizzato e sicuro. Siamo in grado di farlo, non lo so, però è un tema importante su cui la cultura della certificazione ci porta a riflettere. E ovviamente questo ci porta verso un'idea che a me è vecchia ma è molto cara, che è l'idea del mastery learning, cioè che è l'idea che sia possibile evitare di disperdere troppi studenti nel contesto del fallimento, ma sia possibile attraverso una serie di gradi ben progettati di padronanza della materia favorire un apprendimento personalizzato più ampio e più diffuso per tutti. Del resto abbiamo imparato tutti a guidare l'automobile, non necessariamente siamo tutti dei piloti di rally, dei piloti di Formula 1. Questo è un po' lo spirito, mi consente il mastery learning, che è uno spirito che nella scuola abbiamo in qualche modo cercato di vivere e di pensare, soprattutto negli anni 70, forse secondo me sarebbe il caso che un pochino ce lo ricordassimo. La famiglia di certificazioni AICA ve la trovate sulla comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, non la illustro adesso perché ovviamente lo faranno molto meglio di me poi altri che mi seguono, ma certamente è una famiglia importante, significativa e soprattutto, diciamo così, agnostica rispetto al venditore o al fornitore, per cui riflette una serie di elementi anche valoriali nei quali non ci riconosciamo. Vantaggi operativi derivano dal protocollo, cioè le agevolazioni per le scuole test center AICA sono state inserite in un documento di scontistica per le scuole che mi limito a mostrarvi perché ovviamente non è adesso questo è il caso di entrare nel dettaglio, ma è disponibile dal 12 gennaio 2015 ed è una scontistica significativa che permette a molti di avere dei vantaggi notevoli. Questo è un vantaggio che siamo contenti di aver potuto aiutare a verificarsi grazie alla sensibilità di AICA, e dal 12 gennaio garantito in modo effettivo. Ma AICA è anche disponibile per progettare la formazione.
E quindi da qui in avanti, come dire, ci siamo conosciuti bene, abbiamo cooperato, siamo andati fino a qui, c'è anche la possibilità, qualora desideriate, di immaginare dei percorsi di formazione in cui coinvolgere anche AICA e il suo personale all'interno o della fornitura del materiale o del momento specifico di come dire, effettivo intervento di dati. E questo per l'appunto grazie a una serie di offerte, un'offerta dedicata, che è dedicata solo a OSR Lombardia e alle scuole che in OSR Lombardia sono rappresentate. Quarto punto, mondo digitale. Mondo digitale è una rivista che ora si trova completamente online. Vi faccio vedere la pagina dov'è, perché magari non tutti l'hanno fino ad ora. Vediamo se arriva. Sembra di no, comunque la troverete in rete. È una risorsa aperta e consultabile, prima di tutto. Ha una vastissima gamma di tematiche e di approcci, ma veramente enorme. Contiene tra l'altro un'interessantissima rubrica ICT e diritto, sulla quale, tanto per dirvi, abbiamo tutta una serie di problemi come detentori dei dati, creatori di programmi, eccetera, eccetera. Ci sono delle cose di una certa importanza anche in termini di responsabilità legale per gli agenti scolastici. Ragazzi, che ci c'è molto da apprendere da questo punto di vista. E poi abbiamo, questo che secondo me è molto importante, dei bellissimi articoli di storia dell'informatica, che servono in grandissima misura a riportare i nostri studenti alla consapevolezza che un determinato tipo di procedure che vengono date per scontate, per garantite, in realtà hanno avuto una lunga e complessa storia, e studiare questa storia è molto utile per capire i vantaggi di determinate soluzioni, la ragione per cui hanno preso determinate strade dal punto di vista tecnico e quant'altro. Quindi vi dico che è la quarta grossa opportunità che abbiamo grazie a DAIC, la quarta parola chiave è risorsa al mondo digitale. Infine ecco il nostro concorso, i termini sono aperti, le finalità, immagino che le abbiate viste, la competenza digitale nel tuo futuro professionale è diviso in due segmenti, segmento dell'obbligo, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado per alcune due classi. Il tema è progetto e realizzo di ebook, videoclip o altre risorse multimediali, 4 premi da 400 euro. E la seconda invece, progetto, un'applicazione, un sito web, un modulo didattico, eccetera, eccetera, 4 premi da 600 euro. Le iscrizioni sono tuttora aperte, hanno già avuto un certo numero fino al 30 marzo 2015 e successivamente avremo il percorso di analisi e di premiazione. Le risorse messe a disposizione, sottolineo, completamente da AICA, sono cospicue, sono state di 4.000 euro, 8 premi, e in sostanza è un'attività che può essere svolta da classi o da gruppi di studenti. Prendete le visioni sul sito dell'OSR, dopo questo convegno rilanceremo con una pagina apposita il concorso. Abbiamo già un certo numero di iscrizioni, ma le iscrizioni sono tuttora aperte. Questo è il contesto, come dire, la visione d'insieme che abbiamo in relazione al nostro rapporto con AICA, un rapporto nel quale, devo dire, penso che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia possa andare orgoglioso. AICA è un partner importante, mi piace sottolineare, ripeto, che l'intuizione del dottor De Santis tempo dietro si è rivelata feconda, e quindi sono molto contento di aver potuto seguire questo percorso, e detto questo, dalla parola al dottor Giulio.